Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un saggio molto interessante appena pubblicato da Biblioteca Clueb, che si intitola La guerra d'acqua dolce, navi e conflitti medievali nell'Italia settentrionale, di Fabio Romanoni, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Prego, professore, a lei. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi date per far conoscere maggiormente il mio modesto volume sulle guerre, sui fiumi e sui laghi, e anche la mia, peraltro, dell'Italia settentrionale. È un tema per il quale ho lavorato per diversi anni, perché posso dire già nel 2007 feci un primo articolo presso l'Archivio Storico Lombardo, in cui mi occupai appunto della navigazione interna e dei combattimenti lungo i fiumi dell'Italia settentrionale. Poi nel 2020 è successa una cosa molto simpatica, un piccolo lockdown che ci ha costretti tutti quanti a stare alcuni mesi in casa e per diletto ripresi in mano quel vecchio articolo, cominciai a raccogliere nuove informazioni, allargare un po' lo spettro anche del campo di indagine, per cui allargare i laghi, perché poi i fiumi e i laghi sono un corpus unico, soprattutto pensiamo alla Lombardia, al Lago Maggiore, al Lago di Como, collegati anche col Ticino, con l'Arda, il Lago di Garda e alle lagune, perché poi non dimentichiamoci il tratto finale di tutta la navigazione padana era il mare Adriatico. Al mare Adriatico si raggiunge o dal delta del Po, sì, si raggiunge dal delta del Po, ma poi da lì si può arrivare alla laguna di Venezia, alla laguna di Grado. E quindi ho ricominciato a prendere in mano l'argomento, approfondendolo sotto tutti gli aspetti. Ecco. Ed è un tema che mi ha molto appassionato. Uno, perché beh, io sono nato e cresciuto sulle sponde del Ticino. Mia nonna aveva la barca, per cui la navigazione interna per me è qualcosa di naturale, ecco, vissuta fin dall'infanzia. E poi perché, soprattutto come medievista, guardandola, io mi occupo in particolare di storia militare medievale e soprattutto interessandomi al 300, ecco. Mi sono reso conto che alla fine, molto spesso le operazioni militari nel Medioevo, dove le condizioni chiaramente lo permettevano, tipo la pianura padana, si svolgevano in gran parte a terra, ma una parte sostanziosa delle attività militari avveniva anche lungo i corsi d'acqua, fiumi, laghi, canali, per una serie infinita di motivi. Innanzitutto perché non dimentichiamocelo, le acque interne sono state fino all'avvento della ferrovia il modo più comodo, più veloce all'andata, ritorno poi un po' meno e soprattutto economico per spostare merci anche di, soprattutto le merci più voluminose. Pensiamo al sale. È un dato poco noto, però nella pianura padana il sale arrivava dal mare Adriatico per due motivi. Uno, perché comunque in Liguria non esistevano saline, gli stessi genovesi il sale lo acquistavano in Provenza. E dopodiché trasportare quantità di sale per rifornire grandi città, pensiamo a Milano, che già in età comunale era una grande città, ma tutte le altre attorno, era quasi impossibile a dorso di mulo lungo delle strade appenniniche. Era molto più semplice imbarcare il sale a Delta del Po, d'altronde Comacchio e altre zone erano già note fin dall'Alto Medioevo per la produzione di sale e tramite dei grossi barconi farlo risalire lungo le varie stazioni che avrebbe incontrato lungo i corsi d'acqua. E non dimentichiamoci che il sale è un bene essenziale. Senza il sale non si fa il formaggio. Pensiamo all'importanza del sale che ha solo nella nostra casearia. E questo per far capire quanto le navi fossero qualcosa di importante e domestico, sia per le città poste lungo i corsi d'acqua, sia anche quelle all'interno, perché poi alla fine, grazie a tutta una serie di canali, i Navigli di Milano ne sono l'esempio più noto, ma non solo il Comune di Milano si dotò di navigli, ci furono navigli a Modena, ci furono navigli in altre città, soprattutto in Emilia, anche in Lombardia, anche in Veneto, per collegare i grossi itinerari fluviali
ai laghi e alle città. Non dimentichiamoci infine che molto spesso gli itinerari stradali stessi si congiungevano con le vie d'acqua, per cui la stessa merce o lo stesso spostamento poteva essere fatto in parte via terra e in parte via d'acqua. Chiaramente tutto ciò veniva sfruttato anche dagli eserciti. Nel Medioevo, le testimonianze che ho raccolto sono numerosissime, molto spesso le navi venivano utilizzate per spostare le artiglierie, dal 400 in poi chiaramente, le macchine da guerra, le vettovaglie, le parti più pesanti, diciamo, dell'equipaggiamento, mentre invece spesso l'esercito da terra seguiva lungo le strade, tant'è che molto spesso c'erano strade localizzate lungo le vie d'acqua, strade che potevano essere utilizzate anche per il traino all'alzaia. Non dimentichiamoci che queste navi, che mentre non avevano grossi problemi a discendere la corrente, perché naturalmente erano portate a valle, grossi problemi vi erano invece nel risalire i corsi d'acqua, perché comunque una nave lungo le acque interne non può utilizzare le vele, perché comunque il percorso tortuoso dei fiumi e nonché la mancanza di venti costanti in tutta l'asse padano non ne facilitava certo l'uso, ma allo stesso modo anche andare a remi sarebbe stato molto faticoso, perché significava remare per lunghi chilometri controcorrente ed era un'operazione che non si stancavano molto velocemente. Per cui, come anche fino alla metà del Novecento, il metodo più fino all'avvento del motore, sostanzialmente, il metodo più veloce per risalire un corso d'acqua era appunto il traino all'alzaia, cioè una fune veniva legata a poppa, quindi alle spalle della nave, risaliva l'albero della nave e poi era trainata da degli uomini a arrivo da un cavallo. Era un metodo molto veloce, tenete conto che una barca di 30 metri circa, mediamente la lunghezza era quella, potesse essere trainata da un cavallo o da tre uomini che tiravano la fune. Questo poi peraltro viene utilizzato anche per le flotte da guerra, perché le modalità di navigazione erano le stesse, non vi erano navi propriamente da guerra. Si svilupparono sì dal 300 in poi, ma lo scafo sostanzialmente era lo stesso scafo delle imbarcazioni civili. Si tratta di navi chiaramente a fondo piatto, prive di chiglia e dalle estremità non solcanti. Ecco, queste sono proprio le caratteristiche delle imbarcazioni sia fluviali che di largo. Caratteristiche dovute al fatto che dovevano navigare a volte su bassi fondali, evitare di arenarsi e allo stesso modo non dovevano avere delle estremità che tagliavano, come le navi sul mare, che si vede la punta della nave che taglia proprio le onde. Sui fiumi e sui laghi ciò non avveniva, dovevano stare a galla e quindi dovevano avere quel tipo di caratteristiche, altrimenti si sarebbero ribaltate. Lì c'è poco da fare, ecco, sostanzialmente. Cioè, la pianura padana, che è una terra di acque, conobbe già in età romana un certo sviluppo della navigazione, anzi, in particolar modo qui già dal primo secolo d.C., i romani svilupparono sia la navigazione lungo il corso del Po e dei suoi maggiori affluenti, tramite i quali potevano raggiungere anche i laghi prealpini, sia la navigazione lungo l'asse, diciamo, alto Adriatico, cioè dalle foci del Po attraverso canali, paludi e acquitrini, fino alla laguna di Venezia, quella di Grado. Tant'è che ci si è resi conto, e questo si sono resi conto gli archeologi, che molto spesso località anche lontane dal mare Adriatico, penso ad esempio agli scavi che hanno fatto nell'insediamento romano d'Angera e la necropoli in particolar modo, hanno portato alla luce reperti tipici dell'ambiente Adriatico. Le stesse anfore che hanno trovato in età romana a Cremona, che sono state studiate, provenivano tutte dall'Adriatico, dalla Puglia, dai Balcani, o comunque dal Mediterraneo orientale, per cui si vede come le vie d'acqua univano mondi anche molto distanti fra loro. E per cui, collegando città e località poste anche ai piedi delle Alpi all'Oriente. In età romana abbiamo poche notizie riguardo i combattimenti fluviali, anche perché sicuramente ve ne furono nel 69 d.C. a Cremona durante le guerre civili, ma la vera e propria storia, diciamo, della guerra sui fiumi nelle acque interne la faccio iniziare con gli ostrogoti, per un motivo. Innanzitutto perché Teodorico
rafforzò la navigazione fluviale, creò addirittura un servizio di navigazione, così potremmo dire, tramite dei dromoni, quindi delle imbarcazioni molto grandi, lunghe anche 30 metri, con un basso pescaggio, pescavano circa 80 centimetri, per cui poter navigare quasi ovunque, simili ai dromoni che i bizantini e già in età romana furono utilizzati poi sul mare. Questo servizio di navigazione collegava Pavia, Ticinum, con Ravenna, che erano due città sedi della corte, ecco, c'erano due palazzi regi. Ravenna inizialmente fu la vera e propria capitale del regno ostrogoto, però contemporaneamente Teodorico fece realizzare un importante palazzo anche a Pavia, che poi fu usato successivamente dai re Longobardi. Ecco, quindi questo primo tratto di navigazione fu istituito da Teodorico, e non solo, sappiamo anche che durante la conquista dell'Italia, lui fece addirittura realizzare una flotta di dromoni per assediare Ravenna. Per assediare Ravenna, gli ostrogoti mettono in campo anche delle navi da guerra. Ecco. E queste sono fra le prime attestazioni che abbiamo. Diversamente, i suoi successori, i Longobardi, ebbero sempre un certo timore verso le acque interne. Tant'è che, come riporta Paolo Diacono, ammesso che quanto racconti Paolo Diacono sia del tutto vero, pare che inizialmente, durante l'arrivo, Alboino evitò quasi tutte le città poste lunghe e grossi d'acqua, Cremona, Piacenza, Padova, Pavia, peraltro, che fu conquistata secondo la Paolo Diacono, ma poi si è scoperto che in verità questa è una sorta di fake news, quella serie forse non avvenne mai, però sicuramente tutte le città poste lungo il Po furono conquistate solo in uno secondo momento. E la stessa cosa l'isola Comacina, non dimentichiamoci che è un'isola a poche decine di metri sostanzialmente dalla riva del lago, e dove, sempre secondo il racconto di Paolo Diacono, i bizantini avevano depositato tutti i tesori delle città padane. E quindi è un luogo che c'è estremamente, tra virgolette, gola, perché bastava andarli a prenderli, eppure ci mettono dei decenni per conquistarla. Perché? Perché pur essendo un popolo che per lunghe generazioni ha vissuto lungo un fiume, anche un fiume molto importante, il Danubio, non avevano sviluppato tecniche di navigazione, sapevano attraversare magari momenti, diciamo, non di combattimento, i corsi d'acqua, ma ci misero dei decenni per impratichirsi su questo tipo di combattimento. Tant'è che, probabilmente con la collaborazione dei loro sudditi italici, pian pianino cominciarono poi anche loro ad allestire delle navi e a combattere sui fiumi. Le navi longobarde furono utilizzate anche nella presa di Ravenna e in altre operazioni, ma un vero e proprio avvio, diciamo, della navigazione militare nell'Italia settentrionale avvenne solo dal X secolo. Ecco, nel X secolo sappiamo che, perché? Perché già in età carolingia c'erano flotte, però principalmente ci si appoggiava a navi che provenivano da Comacchio, ad esempio a Cremona, in età carolingia, per avviare il commercio fluviale, dovettero affittare delle navi da Comacchio, perché nessun cremonese disponeva di navi di una certa stazza. Per cui, mentre invece 100 anni dopo l'imperatore Ottone poté radunare il suo esercito a Pavia, imbarcarlo, ridiscendere il Po, e poi arrivare fino alla rocca di San Leo, dove si era serragliato Berengario. Quindi possiamo dire che nel X secolo non c'erano problemi comunque a reperire in loco, lungo le città padane, diciamo, imbarcazioni adeguate per una spedizione militare. Ecco, come chiaramente poi le informazioni, maggiori informazioni abbiamo soprattutto per l'età comunale, quando si ha notizia di imbarcazioni che vengono utilizzate per tutta una serie di operazioni. Ora, parlerò poco di battaglie, perché contrariamente a quanto ci si possa aspettare, la battaglia, ma ciò in parte veniva anche a terra, era uno degli eventi meno comuni, nel senso le imbarcazioni principalmente venivano utilizzate per assediare città, devastare il territorio nemico e per un tipo di operazione abbastanza strana ai nostri occhi, ma la distruzione dei ponti. Ecco, perché non dimentichiamocelo, questo è un altro aspetto peculiare, diciamo, dell'Italia settentrionale. Fino all'Ottocento, ponti lungo il Po non ce ne furono. Non c'erano ponti fissi in strutture in muratura. Al limite c'erano dei ponti natanti, ma anche quelli erano pochi. Erano ponti sostanzialmente costruiti sopra imbarcazioni che potevano essere smontate all'occorrenza per far passare magari un convoglio di navi,
che potevano essere distrutti anche per impedire al nemico l'attraversamento del corso d'acqua, ma che comunque non erano stabili, anzi spesso erano pure distrutti alle piene o da venti di questo tipo, ecco. A volte si incendiavano, perché comunque erano interamente composti, fatti in legno, erano barche e assi. Solo per citare un caso, ad esempio, sul Ticino, dal Lago Maggiore fino alle sue foci nel Po, l'unico ponte stabile dall'Alto Medioevo fino all'Ottocento era il ponte coperto di Pavia. Era l'unico ponte in muratura, però Pavia era la capitale del regno, per cui poteva permettersi di avere un ponte stabile. Sull'Adda, ad esempio, i ponti, anche quelli costruiti dal Comune di Milano, erano ponti in legno, erano ponti che potevano essere smontati, in questo caso non erano ponti su barche, però erano ponti costruiti in legno soprattutto per essere smontati in caso di attacco e sbarrando così il passaggio fluviale, ecco. Per cui, fra le prime operazioni militari che conosciamo, vi è queste azioni condotte dai comuni ghibellini, in particolar modo i Pavesi, supportati anche dai Lodigiani, contro i ponti, in varie occasioni, gettati ai tempi di Federico Barbarossa dal comune di Piacenza lungo il Po. Si trattava di strutture molto lunghe, perché il Po lì, insomma, è corposo, è molto largo come fiume, e che erano spesso provvisti di torri in legno, strutture fortificate. Ecco, generalmente questi ponti venivano proprio fortificati come se fossero dei castelli di legno, sia per motivi, diciamo, chiaramente militari, per cui dovevano difendersi da un eventuale attacco nemico, sia anche a volte per motivi fiscali, perché comunque al ponte si pagava il dazio, e quindi avere una torre all'ingresso e all'uscita era utile a fermare quelli che di lì dovevano transitare, quelle merci e quant'altro. Questi ponti erano stati realizzati, ne hanno fatti un paio in successione, ecco, dal comune di Piacenza per collegare la sponda piacentina al comune più importante, diciamo, della Lega, che era il comune di Milano. Piacenza è anche lei un importante comune nel XII secolo, e quindi era il passaggio fluviale per consentire ai comuni, diciamo, aderenti alla Lega, posti a sud del Po, di collegarsi con quelli a nord. Proprio per questo l'imperatore Federico tentò in più occasioni di distruggerli. Alcune volte ci riuscì, altre volte le operazioni andarono male, però lo stesso fenomeno si ripeté chiaramente anni dopo, nel secolo successivo, ai tempi di Federico II. E infatti ci fu una serie di attacchi, questa volta condotti sempre dai soliti Pavesi, Cremonesi e gli altri alleati dell'imperatore, contro i ponti che collegavano appunto Piacenza a Milano. In genere, per distruggere i ponti, uno degli espedienti più usati, è anche banale dirlo, era quello di costruire una grossa nave, riempirla di legna, stoppina, pece, comunque una nave incendiaria sostanzialmente, e col favore della corrente lasciarla andare in modo che essa andasse a infrangersi contro la nave nemica. In genere è un tipo di operazione che funzionava, anche perché i difensori ben difficilmente riuscivano a scansare una grossa nave che, portata con la velocità della corrente, andava a infrangersi contro il ponte. I piacentini una volta invece riuscirono a scansarla. Pare, secondo il cronista, che con delle grosse graffie di ferro riuscirono a deviare la barca e farla arenare a riva, salvando così la struttura, che poi però dovettero smontare perché nel frattempo è arrivata anche una piena del Po. Accidenti, quanti guai che succedono su questi fiumi, e quindi salendo le acque salirono, e quindi loro dovettero smontare il ponte. In altre occasioni, ad esempio, gli Este nel 300, Rinaldo d'Este, per distruggere sempre un ponte sul Po, questa cosa non fatto dai piacentini, ma ad Argenta, fece sradicare alcuni salici, proprio salici, grossi alberoni che ancora adesso si vedono lungo le rive dei fiumi. Li fece legare con delle catene e li lasciò trascinare dalla corrente contro il ponte. Anche in questo caso fece centro, perché il ponte andò in frantumi. Ma poi erano altri espedienti, chiaramente al momento fra fine 300 e inizio 400, quando ormai la polvere da sparo cominciò a diventare d'uso comune, ad esempio sappiamo che Jacopo Dal Verme, all'epoca al servizio dei Visconti, per distruggere il ponte di Gonzaga, il ponte di Borgoforte, un ponte fortificato e molto importante, utilizzò la polvere da sparo, per cui caricò un barcone con dei barilotti di polvere da sparo, e queste fece letteralmente esplodere il ponte Mantovano, che
Chiaramente anche questi ponti, poi prima parlavo delle torri fortificate, delle strutture difensive, ma vi erano altri espedienti per difendere un ponte. Ad esempio, molto spesso veniva tesa una catena sulle sponde del fiume, prima, davanti, a valle del ponte, in modo da fermare ogni nave e naviglio, tutto il naviglio nemico. Ecco. A noi può sembrare una cosa strana, ma anch'io all'inizio non ci credevo molto, ma effettivamente in alcuni casi, come a Ficarolo o nel caso di Borgoforte, guardando i documenti, Borgoforte, c'è un documento nell'archivio Gonzaga del 1392 che riguarda alcune riparazioni a cui era stato soggetto il ponte, e sono elencate tutte le spese e le misure delle assi di legno, della catena, e sono rimasto impressionato. Nel 1392 Borgoforte aveva una catena di ferro lunga 1092 metri. Misure non da poco per l'epoca. È anche complicato pensare come facessero poi concretamente a tendere questa catena da una riva all'altra. Ecco. Sono tutti aspetti curiosi che ci fanno anche vedere come ci fosse anche un sapere tecnico dietro questo tipo di guerra che non era comune. Parlavo delle strutture fortificate, ma non dimentichiamoci, della distruzione dei ponti, come durante gli assedi, spesso le navi venivano utilizzate anche come piattaforma per macchine da guerra, chiaramente trabuchi e altri tipi di armamenti, anche grosse balestre venivano spesso utilizzate, ma ad esempio c'è una cronaca padovana del 300 che narra di questa guerra che è stata fatta, si svolse negli anni 70 sempre nel 300 tra veneziani e carraresi. E i veneziani, da veri maestri, riuscirono anche a utilizzare le navi nelle lagune, nelle acque interne, come supporto per vere e proprie macchine da guerra anche molto elaborate. Ad esempio, c'è questo episodio della Torre del Curame, una torre carrarese, difesa da steccati e quanto altro. I veneziani si avvicinano alla torre con delle navi, e queste navi hanno degli argani che manovrano delle specie di Ben, sembrano quasi delle tenaglie, e riescono attraverso questi aghi a strappare tutti i pali che erano stati posti a difesa attorno alla torre e poi ad alzare delle strutture lignee nelle quali c'erano dei balestieri che hanno lanciato dei dardi infuocati sul ballatoio ligneo della torre, incendiandolo. Insomma, un'abilità tecnica non da poco, ecco. Chiaramente poi, a partire dalla fine del 300 e soprattutto nel 400, su queste navi furono installate anche bombarde e altre armi da fuoco che furono sfruttate sia negli assedi. Molto spesso negli assedi bastava che la flotta si avvicinasse e mostrasse le bombarde imbarcate che le città già si arrendevano. Così successe ad esempio a Legnago sull'Adige, quando nel 1440 la flotta viscontea si avvicinò risalendo il fiume. Bastò solo vedere le bombarde, la potenza che avevano, e le città preferirono arrendersi molto spesso. E poi anche nei combattimenti. Ecco, questa è la fase in cui, soprattutto nel 400, sui fiumi si combatte. Le più grandi, meno, gli episodi più noti sono quattrocenteschi, ecco. Ma anche perché nel 400 il Po fu in particolar modo al teatro di guerra fra i Visconti e la Repubblica di Venezia, che erano le maggiori potenze, diciamo, dell'Italia settentrionale dell'epoca. Peraltro questi combattimenti sono stati anche a lungo studiati. Ecco, forse quello è l'aspetto della guerra fluviale più studiato in generale, almeno dall'inizio del Novecento. L'età comunale in genere, anche il 300, erano passati un po' in secondo piano. Ecco. L'Alto Medioevo non parliamo nemmeno. Questi grossi combattimenti quattrocenteschi vengono fatti prevalentemente da una tipologia di nave, il galeone. Il galeone è un'imbarcazione lunga circa 30 metri. Può imbarcare anche una cinquantina di navaroli. Navaroli sono i marinai. Navaroli sono una figura particolare perché spesso vengono reclutati lungo i fiumi, lunghi i laghi. Spesso si trasmettono questa tradizione di padre in figlio. Addirittura nello Stato Visconteo i Navaroli sono registrati, ci sono determinate città che forniscono i Navaroli, che sono quelle poste sul Lago Maggiore, quelle poste sul Lago di Como, Pavia, Piacenza, Cremona e poche altre.
E i Navaroli godono di tutta una serie di privilegi, perché i Navaroli devono servire il Duca, però ad esempio hanno esenzioni fiscali, possono girare armati e si trasmettono questo, diciamo, titolo di, letteralmente di padre in figlio, tant'è che probabilmente si conoscono anche tutti. I Navaroli erano coloro che spingevano le barche, erano gli attori principali, erano i marinai sostanzialmente, ma nei combattimenti non bastava. Chiaramente, per vincere soprattutto una battaglia fluviale bisognava imbarcare anche balestrieri e altri tipi di fanti. Poi non dimentichiamoci che le navi avevano anche la bombarda, i galeoni imbarcavano una bombarda, per cui dobbiamo immaginarci queste imbarcazioni che durante i combattimenti hanno letteralmente gremite di uomini, perché molto spesso questi fanti chiaramente non erano imbarcati sempre, venivano tratti dalle forze dall'esercito di terra. Altro motivo per cui spesso l'esercito viaggiava di fianco alla flotta, operava di fianco alla flotta, e questi uomini venivano imbarcati durante i combattimenti, risalivano sulle navi, per cui c'è da immaginarsi questi, i ponti di queste navi letteralmente gremiti di uomini. Ora, un aspetto che mi ha incuriosito e che ho messo un po' in luce nel libro, come la psicologia militare ha evidenziato, generalmente tutti hanno paura prima di iniziare un combattimento, e una delle azioni più difficili è quella di stare dritti, osservare il nemico avanti, da schierato. Non dimentichiamoci che parliamo di battaglie medievali. Questi uomini non combattevano a chilometri di distanza, né davanti a un PC o un radar, ma combattevano a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, a volte anche decine di metri. Potevano vedersi, ascoltarsi, sentire le grida, le imprecazioni. È chiaro che riuscire a starla ferma e attaccare, muovendosi con le proprie gambe o quelle del proprio cavallo, un avversario schierato di fronte a te, e insomma, significa anche oltrepassare un po' l'istinto della sopravvivenza. Tutti hanno paura, e anche questi uomini avevano paura, non erano dei pazzi forsennati. Però sulle navi il combattimento era qualcosa di diverso, e anche se vogliamo con degli aspetti divertenti, nel senso che chiaramente su questi galeoni saranno stati in prima fila i fanti e balestrieri, coloro che erano addetti alle armi da fuoco, che magari erano tratti soprattutto dalle forze terra. Ma alle loro spalle, chi è che governava il natante, o tenendolo fermo anche con delle catene, si controcorrente, perché le navi si muovono in formazione, ma chiaramente una formazione non resiste controcorrente, per cui dovevano ancorare, fissare la nave, o spingendola se avevano il favore della corrente. Erano i Navaroli. E Navaroli prendevano parte al combattimento solo in un secondo tempo, quando ormai le due formazioni erano giunte a stretto contatto, un galeone cozzava contro l'altro, c'era andare all'arrembaggio. Per cui, diciamo, questo istinto, questa paura, inizialmente non coglieva i Navaroli, che erano in seconda linea, e sicuramente avranno avuto molto timore quelli che erano davanti, per cui, come dicevo, i fanti balestieri, ma anche loro non potevano fare niente, perché non potevano scappare o gettarsi giù dalla nave, anche perché, come sappiamo, e quasi tutti gli statuti e i documenti ne parlano, devono indossare l'elmo, magari la maglia di ferro, a volte anche una corazza, cioè un equipaggiamento che sarebbe stato suicida buttarsi in acqua, sarebbero morti annegati all'istante. E quindi non avevano un'altra scelta che rimanere imbarcati e cozzare l'uno contro l'altro. Così furono tutte le battaglie navali, sostanzialmente, ma in modo analogo andavano anche quelle dei mari, cioè ancora Lepanto si è combattuto in quel modo lì. Sui fiumi però c'è una piccola differenza: l'ambiente è stretto, non puoi manovrare, perché è molto difficile, anche sul Po è molto difficile manovrare. I veneziani ogni tanto ci provano, poi i veneziani fanno anche cose strane, perché ad esempio tendono sempre a portare sul Po alcune galee, ma poi si accorgono che le galee sul Po non vanno tanto bene, perché sono instabili, perché sono molto lunghe, sottili, non riescono a reggere la corrente, sono impiallacciate, cioè insomma, non sono adatte a quel tipo di ambiente. E quindi anche loro cominciano a fare appunto i galeoni con tutti gli altri, d'altronde. Però nel 400 l'artiglieria diventa sempre più agile e sempre più manovrabile. A metà 400 ormai i cannoni si possono spostare molto più facilmente delle bombarde che c'erano prima. Per cui, nel 1400, negli anni 40, a Casalmaggiore, i veneziani, sempre in guerra contro lo Sforza, all'epoca sì,
c'era Francesco Sforza, non si era ancora fermato, per cui quel territorio virtualmente apparteneva ancora alla Repubblica Ambrosiana, però di fatto lo Sforza mai comandava tutto lui, risalirono con la flotta nel tentativo di conquistare Cremona. Non ci riuscirono, però il comandante veneziano molto saggiamente decise di ritirare la propria flotta a Casalmaggiore, dove il posto si divideva in due rami. Un ramo era dotato di una grande ansa. Allora lui decise, Querini decise di sistemare tutta la flotta veneziana, parliamo di circa una cinquantina di galeoni più altre imbarcazioni minori, navi da trasporto e quant'altro, e lo fece sistemare nell'ansa di Casalmaggiore, fortificando entrambe le rive del Po, ecco, con delle catene, con degli sbarramenti, in modo che se la flotta vicina nemica si fosse avvicinata, avrebbe potuto affrontarla difeso da queste strutture. Peccato che dall'altra parte gli sforzeschi fecero sistemare un po' di bombarde su una sponda del Po e un po' sull'altra. Si erano, ma avevano fatto la fine veneziana, fecero la fine del topo sostanzialmente, perché quando arrivò la flotta nemica furono bersagliati da entrambe le rive del Po dalle bombarde nemiche e chiusi all'interno fra le catene e staccionati, non potevano manovrare, per cui alla fine dovettero arrendersi. Non bastò quello, perché ancora nel 1506, nel 1509, scusate, perdone, tentarono una mossa analoga contro gli estensi e la famosa battaglia della Polisella. Per cui anche lì, ancora una volta, una flotta veneziana risalì un po', tentò ad avvicinarsi al territorio ferrarese. Anche in questo caso si accampò verso intorno a Polesella, aspettando l'arrivo dei contingenti terrestri, però non impararono la lezione di Casalmaggiore, per cui le navi furono in questo caso molto galee, peraltro, furono attraccate anche in maniera un po' disordinata. Si credeva che gli estensi si sarebbero resi velocemente, ecco, mentre invece gli estensi, che hanno dei grandi artiglieri, e ai primi del Cinquecento ormai i cannoni erano qualcosa di serio e molto più potente, manovrabile rispetto alla metà del Quattrocento, avevano avuto una notevole evoluzione nelle guerre d'Italia, non fecero altro che sistemare a pelo d'acqua sulle sponde del Po numerose artiglierie, bocche da fuoco. Poi chiaramente risalirono anche con un castello ligneo, anch'esso dotato di bocche da fuoco, che fu sganciato, lo fecero discendere contro la flotta veneziana, ma questo bombardamento a pelo d'acqua ravvicinato frantumò letteralmente tutta la flotta veneziana. Tanto che si parla di circa 200-300 unità, se ne salvarono poche decine, che riuscirono a ritirarsi, ma tutto il resto della flotta venne distrutto. Possiamo dire che la battaglia di Polesella del 1509 pone fine di fatto alla guerra sui fiumi. Sui laghi andarono avanti ancora, la verità, perché mi sono accorto che addirittura nel Risorgimento ci sono episodi di combattimenti nel Lago Maggiore, sul Lago di Garda, tant'è che addirittura, qua esulo un po' dal mio campo, però nel libro che troverete, Napoleone III fece addirittura allestire una flotta per operare sul Po durante la Seconda Guerra di Indipendenza. E poi chiaramente pontoni e navi furono utilizzate poi su, pensiamo al Piave, la prima guerra mondiale, ecco, quello proprio il canto del cigno della guerra fluviale. Forse mi sono dilungato un po' troppo, non so se. No, 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 si starebbe a lungo a sentirti perché è un argomento davvero stimolante e particolare, no? È un aspetto della guerra medievale poco conosciuto. Io così ho delle reminiscenze di una guerra lacustre tra milanesi e comaschi Già, sulla Roma, sì. Sì, che è durata anche molto a lungo, no? ne parlo, la guerra decennale, la famosa guerra decennale fra Como e Milano e vari alleati, peraltro. Esatto, però su un lago uno se la immagina un po' diversa, no? Invece sui canali e sui fiumi è particolare perché ci sono aspetti della navigazione che sono profondamente diversi da quella marittima, per esempio. Sì. Ecco, e tra l'altro non siamo più in diretta adesso, no? No, no, siamo sempre. Ah, sì. E
Peraltro un aspetto curioso è che, ad esempio, io ho parlato dei laghi, come dicevo appunto prima. Sui laghi la vicenda è un po' diversa perché gran parte dei laghi dell'Italia settentrionale, a parte il lago di Garda, che nel 400 è stato un po' la frontiera fra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, e quindi sul Garda nel 400 si combatte a lungo, anche con operazioni, una tra l'altra la vado menzionata all'inizio del mio libro, forse fra le più stupefacenti sia a livello di ingegneristico anche economico, perché è un grandissimo costo, che fecero i veneziani, cioè quella di portare una flotta da Ladige, farla risalire Ladige fino a Rovereto, e poi da lì, attraverso 20 chilometri di vallate alpine, dove costruirono quasi una sorta di ferrovia in legno, perché queste navi furono, parliamo di 30 imbarcazioni, da cui alcune galee, non cose da poco. Ogni galea a parto pare che necessitò di 120 coppie di buoi per essere trascinata. Queste navi furono poi fatte discendere da vallate alpine e arrivarono fino a Torbole, dove furono immesse nel lago di Garda. Per poi, peraltro, essere distrutte quasi subito a Maderno dalla flotta di Scotea. Per cui non è che, insomma, un'impresa titanica che almeno la prima volta portò poco. Tutto ciò per rifornire Brescia, perché Brescia era assediata da Filippo Re Visconti, e l'unico modo che avevano i veneziani per rifornire di vettovaglie Brescia e di uomini era quello attraverso il mare, perché Brescia era circondata. Poi rifecero la stessa operazione l'anno dopo, però vabbè, non portarono più navi intere, ma si limitarono a portare, diciamo, sostanzialmente dei pezzi di nave ideati dall'arsenale, che sempre furono poi buttate a Torbole, ecco. Ma la cosa più curiosa è che sul lago di Garda si combatté a lungo, soprattutto nel 400. Poi, quando i veneziani presero Brescia e altre città, diventò un lago molto pacifico. Mentre invece sul lago Maggiore, sul lago di Como, quelli sono fra i pochi episodi, perché furono laghi quasi interamente Viscontei prima e Sforzeschi poi, non erano il confine di nulla, per cui non c'era motivo di combattere. Gran parte dei combattimenti alla fine erano sul Po, un po' sul Ticino, un po' sull'Adige, un po' sull'Adda, e poi poco, perché poi il grosso era il Po. Ecco, sul Po si affrontava, era proprio il confine, dove comunque gli attori erano tanti, Gonzaga, gli Estensi, e poi prima ancora i comuni, soprattutto i comuni più importanti, che comunicavano la flotta, perché non tutti i comuni avevano una flotta. Cioè, la flotta più importante, Milano, per avere una flotta, dovrebbe appoggiarsi ai comuni, alle località che stavano sui fiumi e sul lago. Ma praticamente noi diciamo flotta viscontea, ma la flotta viscontea, questo lo sappiamo dai registi, era prevalentemente composta da pavesi. Pavia era la città che aveva la flotta più importante. Tant'è che il capitano, per il Ducato di Milano, il capitano della flotta stava a Pavia, dove c'era l'arsenale. E in genere erano sempre pavesi. Quasi tutti erano gli Eustachi, peraltro, che avevano un monopolio. Poi c'erano Cremonesi, poi c'erano Lodigiani, Piacentini, gli abitanti del lago, quelli di Locarno, quelli di Como, però la flotta era formata da questi. Poi nei libri antologici viene detto la flotta milanese, i milanesi non navigavano, come un naviglio, ma non avevano questa tradizione, diciamo, tra virgolette, nautica. Bene, allora bisogna correre ad acquistare questo bellissimo libro per scoprire cos'è stata la guerra d'acqua dolce, navi e conflitti medievali nell'Italia settentrionale, pubblicato da Biblioteca Clueb da pochissimo e scritto da Fabio Romanoni, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, che ce ne ha data un'anticipazione, ma è obbligatorio acquistare il libro. Io la ringrazio Grazie a tantissimo. voi, ringrazio e ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato per questa buona mezz'oretta. Ecco. Invece a tutti i nostri utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete anche tutte le video presentazioni che sono sul nostro canale YouTube. E che dire, navighiamo col vento in poppa. Sì. Va bene, Va bene. buona serata allora. Grazie, buonasera a tutti.